Il software gestione clienti di cui stiamo parlando, CRM, con la tecnica appunto del CRM, dispone anche di strumenti affinati di ricerca, grazie ai quali, una volta che abbiamo inserito i nostri potenziali clienti, i nostri clienti, li possiamo interrogare, cioè possiamo ottenere delle vere e proprie liste, dei veri e propri report, a seconda magari dell'attività che svolgono, oppure a seconda del, diciamo, del livello di fatturato che generano, oppure a seconda diciamo, dello stato del rapporto e così via. Potete vedere l'illustrazione di questa funzione nel video che è appunto pubblicato sul sito www.albertofortunato.com. Una cosa importante, forse diciamo l'ultima con la quale chiudiamo questi tutorial dedicati appunto al CRM è questa, che il cliente nel momento in cui è stato acquisito, quindi siamo nell'ultima fase, cioè che è quella della gestione appunto del cliente, ovviamente diciamo non rimane appeso lì, non si conclude la storia di questa relazione con la semplice vendita. Infatti il CRM ci abitua proprio a continuare la storia con il cliente, perché questo cliente si trasformi da un erogatore di denaro immediato legato ad una commessa, legato a una consulenza, legato ad un servizio, in un generatore continuo di cash flow. Il cliente rappresenta una fonte di rendita nella filosofia del CRM. Con diciamo il CRM noi in realtà abbiamo una fase, abbiamo detto, di approccio, di intesa e di aggancio, dopodiché la relazione va gestita per sempre, ovviamente se ne vale la pena. E da questo punto di vista, questa storia che noi abbiamo iniziato e che gestiamo, la storia della relazione con il cliente, è fatta di quattro variabili ben precise. Innanzitutto c'è il tempo, poi c'è l'ampiezza di questa relazione, la qualità della relazione e poi l'estensione. Il tempo, perché diciamo, dobbiamo passare nell'ottica di una continuità. Se io faccio un esempio, sono un venditore di gelati, giro con una carretta e con della crema del gelato al limone e con dei coni, il mio rapporto con il cliente funziona più o meno così. Si avvicina una persona interessata al gelato, mi chiede che vuole il gelato, mi dice che vuole il gelato al limone, io glielo do, mi faccio dare 1 euro e poi il cliente se ne va per fatti suoi. Ebbene, si è conclusa definitivamente, inesorabilmente la mia storia con questo cliente. Purtroppo molti professionisti, molti erogatori di servizi, molte persone che lavorano in proprio, molti negozi hanno purtroppo ancora questa concezione, cioè legata alla vendita piuttosto che al cliente, legata all'affare piuttosto che alla storia. Ebbene, quindi il CRM ci abitua a costruire una storia appunto con questo concetto di tempo. C'è anche un altro discorso: la gestione della relazione deve mirare ad ampliare appunto il rapporto con il cliente. Ecco perché si parla di tempo e si parla di ampiezza. L'ampiezza della relazione riguarda che cosa? Se io gestisco bene la relazione, mi appunto tutto quello che succede, entro sempre di più con questa attività di intelligence nei bisogni del cliente, di come li esprime, di come è fatto, di quando li avverte, di quanto è disposto a spendere, di quanto e di quando è disposto a spendere, ebbene io posso ampliare la mia relazione, chiamiamola così, di vendita, perché posso aumentare, diciamo, il volume d'affari grazie a due possibilità. O continuo a vendere quello che vendo, ma in misura maggiore, perché riesco a comprendere che c'è una necessità, oppure riesco a far emergere una necessità del cliente di cui lui non è ancora consapevole, per cui se io gli vendo 5 al mese,
è verosimile che possa passare a 6 al mese, quindi la mia rendita aumenta, oppure posso pensare di adottare una strategia, come si dice in marketing, di integrazione orizzontale, cioè oltre a vendere quello che già vendo, oltre a offrire i servizi che già offro, posso aggiungerne degli altri, posso fargli conoscere nel dettaglio l'ampiezza del mio portafoglio servizi, l'ampiezza della mia offerta e far comprendere a lui che quello che al momento acquista da un altro lo può acquistare ancora da me. Quindi, diciamo, si allarga la mia rendita da questo punto di vista. Cioè sono maggiormente importante per questo cliente e lui diventa maggiormente importante, più importante per me. Quindi abbiamo detto tempo, abbiamo detto ampiezza, qualità. Posso sempre migliorare la qualità della mia comunicazione, posso prevenire le sue aspettative, posso cogliere ciò che rimane taciuto, sottinteso e portarlo ad emergere, portarlo fuori per far comprendere e per comprendere meglio le esigenze del cliente. E poi c'è la possibilità di estendere la relazione. L'estensione della relazione è diversa dall'ampliamento della relazione, per cui l'estensione è una cosa, l'ampiezza è un'altra. L'estensione consiste nel fatto che io ho maturato una certa relazione, un certo grado di intimità per tanto tempo con questo cliente, con una certa qualità, che questo cliente diventa fondamentalmente la leva per acquisire nuovi clienti, cioè è talmente soddisfatto che più o meno consapevolmente finirà per comunicare la mia qualità, la qualità dei servizi che offro, la mia professionalità anche a delle persone che verosimilmente avvertono gli stessi suoi bisogni. Per cui se io faccio l'avvocato o faccio l'architetto, verosimilmente il mio cliente soddisfatto parlerà della mia professionalità agli altri, agli amici, tra i quali ci saranno persone che verosimilmente potranno avere gli stessi bisogni e che, godendo della sua fiducia e nutrendo fiducia in quello che dice, nella sua soddisfazione, potranno fare riferimento a me. Ovviamente in questi casi la mia fase di approccio e di intesa nei confronti di questi altri clienti da lui presentati è molto più, sono fasi molto più semplici da gestire perché sono referenziate da una persona già soddisfatta. Quindi dicevamo, siccome il software che voi trovate sul sito www.albertofortunato.com vi consente di creare dei cluster di tutti questi clienti, perché li potete, diciamo, potete consultare questi clienti e metterli insieme per categoria di reddito, che posso dire, o per categoria di attività, o per categoria, che posso dire, per tipologia di acquisti e così via, ebbene, su questi cluster poi si possono fare delle vere e proprie operazioni commerciali come posso dire, di espansione e di ampliamento, quindi di ampiezza del servizio che noi offriamo. Il software CRM che troverete sul sito è un software effettivamente semplice, effettivamente molto elastico, veramente molto personalizzabile, nel senso che va bene per qualunque categoria, ma grazie al fatto che è molto personalizzabile, le categorie possono essere messe da sé. Si può gestire nella semplicità, volutamente rispetto a tanti altri CRM, è privo di tante cose che fondamentalmente io per esperienza conosco essere utili, ma poi alla fine non vengono utilizzate. E quindi ho preferito fare un software snello, molto potente, molto capace, gestibile da chiunque, anche chi non conosce Microsoft Access. L'importante è comprendere i concetti, i contenuti e le dinamiche di questi 3-4 tutorial che abbiamo fatti per poterlo utilizzare al meglio e per poter cominciare a sviluppare la propria attività commerciale, la propria attività professionale in una maniera, come posso dire,
non lasciata al caso o peggio ancora all'improvvisazione, ma in una maniera scientifica che conserva le informazioni e le utilizza per migliorare le proprie performance.